Bocconotti! Bocconotti! Se parte? Se parte. Come faceva Verdone in un famosissimo film, non so se c'hai presente. In viaggio con papà. Ah, in viaggio con papà, c'è ragione, c'è ragione. Ciao. Ok, ciao ragazzi, ben ritrovati. Prima di continuare vi invitiamo a lasciare, non dico tanto, ma almeno 6.000 mi piace. Su questo video, entro stasera, se volete, domani... Altri bocconotti, ossia bombe di calciomercato del Gabon. E per quale motivo? Perché ne stanno uscite talmente tante che ci abbiamo contenuti. Ne possiamo fare uno al giorno, però. Ormai il calciomercato è entrato nel video. Fateci vedere tutto il vostro supporto. Iscrivetevi al nostro secondo canale, cliccate qui, ma vi comparirà comunque. Rod, tu 70.000 iscritti. Mi raccomando, fateci vedere tutto il vostro supporto anche per questo nuovo progetto. Iscrivetevi anche al nostro primo canale. Se cliccate qui, trovate tutto. Detto questo, stai a leggere, eh? Sì, perché non dovresti sono... leggere, perché no, queste no, io le curioso. Creo e poi tu le commenti a bruciapelo senza sapere lo so. Cosa stiamo parlando. Dai. Quindi mi raccomando, snoccioliamo, io direi di snocciolare quelle un po' più moscette e poi piano piano andiamo a salire. Va benissimo. Buon Gesù a Cagliari! Sì, me l'aspettavo, ma era già da parecchio tempo che circolava questa voce qui, anche perché Juan Jesus in questa stagione non è mai stato utilizzato da Fonseca, no. Quindi ormai totalmente, non dico fuori rosa, ma un esubero, sì. Quindi ragazzi, Juan Jesus che ci permette anche di risparmiare qualcosina importante sul monte ingaggi. E ritrova Di Francesco. Ritrova Di Francesco a Cagliari e anche di svecchiare un pochino la rosa, quindi... Va bene per me, per la Roma e per il Cagliari che comunque secondo me prende un difensore affidabile. Per il livello del Cagliari. Oh, guarda, allora, sì, per il livello... Mo' arriva il Cagliari, fa il fenomeno. Vabbè, ho capito. Perché tanto sempre così succede. Ritorna adesso uno di quelli top, the top of the pop. Vabbè, non è mai stato top of the... Però quando stava all'Inter ogni tanto... prima degli ultimi tempi... È un difensore discontinuo, lo sappiamo tutti quanti. Però nel momento in cui ti fa la prestazione buona, è un bel giocatore. E qui passiamo ad un calciatore che alla fine si è accordato con una squadra un po' zozzetta. Di chi sta parlando? Benfica. Ah, era una battuta. Cavani. Cavani, Benfica, ovviamente. Te pareva, non poteva che essere altrimenti. Ma come ha fatto il Benfica ad assicurarsi le prestazioni sportive di Cavani? Semplice, gli hanno offerto 8 bocconotti, Cinzia! Ha cacciato i sordi anche tanti, 8 milioni di euro all'anno per Cavani e soprattutto non è solo Cavani che arriva a Lisbona, a Lisbona. E anche Vertonghen, quindi comunque due ancora acquisti. Non c'è nulla di ufficiale però, per entrambi, però praticamente è cosa quasi fatta. Entrambi, quindi stanno mettendo in piedi una squadra, bella squadra veramente molto molto importante. Cavani, no, ragazzi, mamma stanno mia. A Benfica, giustamente, Fabio. Quale Lisbona? Benfica. Anche se la sì, città della va bene così, quindi 8 milioni di euro annui, dici perché non sono riusciti a parametro zero. Non, parametro altre squadre zero. Non sono riusciti, raga, 8 milioni. Vabbè, 8 hanno fatto la strategia che hanno adottato poi tante squadre, certo. Ovvero risparmiare sul cartellino, visto che ha parametro e pagare zero, e pagare di più di ingaggio. Strategia che secondo me al Benfica può pagare tanto. Evidentemente non ha funzionato con ipotetica squadra italiana, perché comunque Cavani non sono disposti forse, a dare 8 milioni. Ma forse non ci hanno provato poi così fino in fondo come ha fatto il Benfica. Non lo so, comunque Lazaro Borussia Mönchengladbach, ragazzi, non tornerà all'Inter. Ma era Lazaro? Sì, era a Newcastle, non è stato riscattato, ma l'Inter lo gira al Borussia Mönchengladbach. Quindi sempre. Ritorna in Germania. Prestito con diritto di riscatto, se non mi sbaglio, fissato a 20 milioni di euro. Diritto di riscatto, quindi vediamo se al Mönchengladbach farà bene e se decideranno di riscattarlo o meno. Altrimenti tornerà all'Inter e gli ritornerà ovviamente sul groppone. Stava all'Hertha a Berlino, se non mi ricordo male. Squadra da cui l'Inter lo ha prelevato per tipo mi una ventina di milioni di euro, sì, se non vado errato. Mi sembra sempre una ventina di milioni, quindi Inter che cerca perlomeno di non andare a perderci con il giocatore, quindi di riguadagnare la stessa cifra che lo ha pagato. Secondo te che c'è sta scritto qua? United UTG, sì. Ok, capisco allora, la tua scrittura. Io non ho capito la figura che l'ho scritto io. State attenti perché la Juventus per il prossimo anno starebbe pensando di cedere un calciatore che comunque quando subentrava al secondo tempo un minimo faceva la differenza. Sto parlando di Douglas Costa. Ah, perché si è interessato allo United per caso? Si è interessato al Manchester United e la Juventus alle giuste cifre potrebbe decidere di rinunciare a quel calciatore, quindi a quel profilo. Fate attenzione perché il Manchester United, lo sappiamo, è sempre alla ricerca di profili interessanti, offensivi e via dicendo. Sì.
chi lo sa che non si sblocchi sta situazione? Chi lo sa, però tutto dipende dalla tenuta fisica, secondo me, del giocatore. Cioè, quindi deve dimostrare di poter meritare una chance con lo United, perché approderebbe comunque in un top club europeo. Juventus che proprio per questo vorrebbe cederlo, e vediamo se il giocatore riuscirà comunque a convincere lo United a portarselo a casa. Non lo so, vediamo. Questa è importante, secondo me. È ormai un esubero del Napoli, che però c'ha un buon valore di mercato, che il Napoli sta cercando di piazzare. Non so se ti ricorderai i litigi, gli ammutinamenti, le botte, le semibotte, di che se parliamo di Allan per caso? Sì, col figlio di De Laurentiis e via dicendo. Ovviamente sono indiscrezioni, non possiamo saperlo. Allan che è ricercato da mezza Europa, perché lo vorrebbe il Borussia Dortmund, lo vorrebbe l'Everton di Ancelotti, ovviamente. E guarda caso, direi. E lo vorrebbe l'Atletico Madrid. Per il momento l'offerta più alta pervenuta a De Laurentiis è del Borussia, che offre 25 più 5 di bonus, da quel che abbiamo capito. Buona offerta. Ma De Laurentiis ne vuole almeno 35 più 5. E avrebbe detto, stando alle ultime indiscrezioni, chi arriva a quelle cifre se lo porta a casa, non mi interessa di che squadra stiamo parlando. Non vado su corsie preferenziali, ok, non lo do a questo, non lo do a quello. No. Chi primo arriva a quell'offerta, io glielo appioppo. Io ricordo. So tre le squadre interessate, ma ce ne stanno anche altre. Sì, ricordo più o meno un anno e mezzo fa, a gennaio, quando il Paris Saint-Germain si era interessato al giocatore e lo voleva portare per circa 80 milioni di euro. Erano Allan e Koulibaly, se non mi sbaglio. Allan 80 e 100 milioni Koulibaly. Questa era stata più o meno la proposta che aveva fatto il Paris Saint-Germain. Adesso invece con 35, quindi con meno della metà. Sono cambiate le cose. Allan non ha più giocato, la valutazione del mercato ovviamente è scesa, ma così che funziona il calcio, ragazzi. Assolutamente sì. E quindi dicevo, Allan che io lo so dove lo vedrei bene, tanto tra queste tre squadre, all'Atletico. Lo vedrei veramente bene all'Atletico Madrid. C'hai ragione. Lo vedo molto molto bene. Fate attenzione, perché questa è una trattativa, chi lo sa, potrebbe andare in porto stasera, potrebbe saltare questa sera, ma vogliamo parlarvene comunque. Quindi se lo vedete, o vedete sicuramente il giorno dopo questo video, se già sapete quello che è successo, vabbè, sapete quello che è successo. Dovesse saltare Silva alla Lazio, David Silva alla Lazio, la Lazio starebbe pensando a Rodrigo De Paul. Minchia. Ecco. Direi David Silva, che nelle ultime ore, perché ha rallentato con la Lazio, perché si è inserito il Valencia e si è inserito l'Al-Sadd. E l'Al-Sadd mi pare gli ha offerto tipo 10 milioni di euro all'anno. Al-Sadd, che se non sbaglio è la squadra che allena attualmente Xavi. Al-Sadd e se n'è andata. Vabbè, non ce ne frega, se non ricordo male. Valencia, che invece è la squadra da dove è partito, perché David Silva è esploso al Valencia. Guarda, lo vediamo subito, ma mi pare che sia quella. Sai che c'è, che sono tutte queste squadre Al-Sadd, vuoi vedere? Codudì, Al-Sadd. Lo so, è Xavi. Sì, dai, Xavi. Sì, Xavi. Perfetto. Certo, confermiamo, okay, Xavi. Quindi, che te stavo dicendo? Mi hai fatto perdere il filo. Ah, De Paul, nel caso in cui non dovesse arrivare David Silva. Io De Paul... C'è anche la Juventus su De Paul, non sarà facile. De Paul, perché... sinceramente, stravedo per il giocatore. A me piace tantissimo, piace veramente tanto. E se la Lazio dovesse riuscire a portarsela a casa, farebbe un gran colpo. Ma pure lo stesso Silva, vabbè. Anche lo stesso Silva. Ultima indiscrezione sbombolosa del calciomercato riguarda ancora una volta la Juventus. Ragazzi, Dybala avrebbe chiesto per il rinnovo di contratto 20 milioni di euro netti all'anno. Motivo per cui la Juventus starebbe pensando, ne guadagnava 7,2 mi pare, 7,3. Ma quanti cazzo da soldi ho questo? Starebbero pensando, arrivati a questo punto, di metterlo sul mercato per questo motivo. E ritorna in voga la possibilità di scambio Isco-Dybala. Sì, perché comunque il Real Madrid è interessato al giocatore e non è una notizia nuova, quindi potrebbe tornare in voga questo scambio. Non capisco sinceramente Dybala per quale motivo ha aumentato le sue pretese. Per le prestazioni che ha fatto stasera. Quest'anno. Ok, però già chiedeva il doppio, adesso ha ulteriormente aumentato quasi al triplo, da 7 a 20. Che te devo dire, non lo so. Vabbè, vediamo. Staremo a vedere che cosa succederà. Se vede che gli sono arrivate offerte da altre squadre di quella cifra, quindi dice, se poi che resta qua mi dai quei soldi. Probabile. Quindi, i bocconotti Cinzia per oggi sono terminati. Mi piace su questo video, mi raccomando, iscrivetevi a questo canale. Cliccate qui, anzi, trovate i pallini di tutti e due i canali, primo e secondo canale. Iscrivetevi, lasciate mi piace, attivate la campanella per non perdervi tutti
i nostri nuovi contenuti. Profili social, tutto in descrizione, contenuti consigliati. Ci vediamo alla prossima con un nuovo video. 6.000 mi piace, se domani volete un altro bocconotti Cinzia, sbombolotti popi popi del Gabon. Ciao. Ciao.